angefangen wurde zu bauen. Nur dadurch war es überhaupt möglich, dieses Objekt, dieses Riesenobjekt, innerhalb von der kurzen Zeit zu bauen. Durante l'ultima fase vennero impiegate più di 8.000 persone che lavorarono in quel luogo e tutte contemporaneamente. Speer voleva consegnare in tempo al Führer il suo edificio. Vennero usati materiali della più alta qualità, provenienti da tutta Europa, e vennero coinvolti i migliori operai del Reich. Due giorni prima della scadenza, un giro delle stanze. Tutto era pronto per l'inaugurazione. L'architetto definì pubblicamente Hitler come genio. La sala dei mosaici. L'enorme atrio. Lo studio di Hitler. Speer stesso ne aveva disegnato la scrivania. Speer fece in modo che si credesse che tutti i suoi progetti si basavano sulle idee del Führer. Con la porta di Brandeburgo continuò la costruzione del nuovo centro del Reich. Il luogo da cui il Führer si sarebbe affacciato. La grande piazza, dominata dalla grande sala, dove si potevano riunire in 150.000. Il più grande edificio del mondo. Piccolo, se paragonato al vecchio Reichstag. L'alto comando della Wehrmacht e il palazzo del Führer, molto più grande della nuova cancelleria del Reich. Hitler volle che le delegazioni delle popolazioni soggiogate gli facessero visita una volta all'anno, affinché si stupissero di fronte a tanta magnificenza. La follia tedesca doveva essere pronta entro il 1950. Come iniziare era già stato deciso. Nel giugno del 1938 il signore della Germania si esibì nella sua veste preferita, quella di grande costruttore. Ich lege den Grundstein zum Neubau des Hauses des Fremdenverkehrs in Berlin und befehle damit zugleich den Beginn der Arbeit des Umbaus von Groß-Berlin. Innanzitutto, l'Ispettorato Generale avrebbe dovuto dare spazio agli edifici del Führer. 52.000 appartamenti dovevano essere demoliti, ma alle persone che in questo modo avrebbero perso le proprie abitazioni, Speer avrebbe offerto un'alternativa. Speer registrò oltre 23.000 appartamenti, i cui proprietari, ebrei, a seguito di numerose minacce, furono costretti a traslocare. I locali, resi disponibili, furono successivamente affittati ad ariani. Speer in seguito dichiarò di non sapere niente a riguardo. È un'azione perseguibile occupare un appartamento ebreo senza il mio consenso. Anche dall'Obersalzberg, Speer continuò a seguire i progressi nell'azione volta a liberare gli appartamenti. Fece costruire gli edifici più spettacolari, i più belli e imponenti mai realizzati prima. Però non vide, o almeno così disse in seguito, le mani del suo Führer sporche di sangue. Fece fabbricare le armi più letali, le più micidiali e numerose di qualunque altra guerra prima d'allora. Però non vide, o almeno così disse in seguito, la catastrofe che il suo Führer preparò per la Germania e il mondo intero. Fece tutto ciò per Adolf Hitler, che, così disse in seguito, era a lui legato da amicizia sincera. Albert Speer.
Berlino, 1930. Albert Speer, 25 anni, e sua moglie Margaret si godono la vita nella metropoli. Erano felici di essere fuggiti dal provincialismo di Mannheim, la loro città. Il Politecnico. Qui Albert Speer studiò architettura esortato da suo padre, un ricco architetto di Mannheim. Albert Speer, però, avrebbe voluto diventare un matematico. Dopo essersi laureato, Speer trovò un impiego come assistente all'università. Fu fortunato. La maggior parte dei suoi compagni di corso facevano la fila all'ufficio di collocamento. In piena depressione, i nuovi laureati non avevano alcuna possibilità di trovare lavoro. Nell'atrio del Politecnico le riunioni politiche erano una consuetudine. L'università era una fortezza dei nazionalsocialisti. Nella facoltà di Speer, il 66% degli studenti votavano per loro. Primi del dicembre 1930. Der Angriff, il giornale nazionalsocialista di Berlino, annunciò che Hitler avrebbe indetto una riunione per gli studenti. Alcuni dimostranti protestarono per l'arrivo del Führer nazista a Berlino. I colleghi trascinarono Speer nel Nuovo Mondo, una birreria posta nel distretto dei lavoratori di Neukölln. Nonostante le dimostrazioni, Hitler fece la sua apparizione la sera del 5 dicembre. Da qualche parte in questa sala affollata prese posto anche Albert Speer. Ascoltò un discorso senza ruggiti. Hitler si mise a parlare d'arte. Il suo fu un discorso ingannevolmente dolce. In seguito Speer dirà di essere rimasto incantato dalla magia della voce di Hitler. Speer ne rimase estasiato. Le parole di Hitler erano in sintonia con le sue. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein und wir können uns keinen Wiederaufstieg des deutschen Volkes denken, wenn nicht widersteht auch die deutsche Kultur und vor allem die deutsche Kunst. Tre mesi più tardi, Albert Speer si unì ai nazionalsocialisti e cominciò a lavorare per loro. Non però come teppista delle SA. Era interessato, o almeno così disse più tardi, a nuovi progetti da realizzare insieme a Hitler. Speer sapeva che il fanatico statista era anche un frustrato architetto. Fu Goebbels, però, il goletier di Berlino, che nel 1932 gli assegnò il suo primo incarico come architetto. A Speer venne richiesto di progettare il rinnovamento della Gauhaus situata nella Vossstrasse. I suoi progetti erano in linea con la rapida crescita del partito, che per questo necessitava di una grande sede centrale per le occasioni ufficiali. Goebbels ne rimase soddisfatto. Ecco l'unica fotografia della cerimonia inaugurale. Speer in seguito dichiarò: «Sto solo seguendo il corso naturale degli eventi». Si era già fatto un nome nel NSDAP di Berlino. Hitler era salito al potere solo da poche settimane quando a Speer si presentò una grande opportunità. Ai primi di maggio del 1933, migliaia di persone da tutta la Germania si radunarono al campo Tempelhofer a Berlino. Alla sua prima riunione di massa, il nuovo regime voleva dimostrare la sua potenza e intimidire gli oppositori. Goebbels diede a Speer il compito di progettare la piazza d'armi. I suoi progetti sono sopravvissuti. Piuttosto imbarazzato, l'ancora ignoto architetto espose le sue idee nel corso della sua prima intervista radiofonica. Wir sind dabei zur Überzeugung gekommen, dass bei der Länge des Feldes von rund 1000 Metern es notwendig ist, dass wir den Mittelpunkt, von dem aus der Führer spricht, so stark ausgestaltet wird, dass er auch von dem entferntesten Menschen, der an der Kundgebung teilnimmt, als besonders wirkungsvoll empfunden wird. Faremo in modo che la visita del Führer sia particolarmente impressionante. Questo compito stava ossessionando Speer e Hitler si entusiasmò
per le idee di Speer. Goebbels nominò il giovane architetto direttore ufficiale dell'organizzazione artistica delle riunioni di massa, in altre parole, direttore del palcoscenico della dittatura. Le costruzioni comunque erano di dominio del professor Paul Ludwig Trost, l'architetto di Hitler. Hitler ammirava Trost, ma Trost considerava Hitler come un semplice allievo. Il Führer voleva essere un architetto comunque. Negli anni 20 Hitler disegnò gli edifici monumentali del suo futuro Reich. Essi però in seguito si dimostrarono castelli in aria, ma che per ora aveva l'opportunità di trasformare in realtà. Hitler, il grande costruttore, si mise subito al lavoro. Aveva bisogno di un architetto giovane di talento, qualcuno che avrebbe potuto plasmare a suo piacimento, qualcuno come Speer. Speer stava ancora dietro le quinte, ma non avrebbe dovuto attendere a lungo. Nel gennaio del 1934, infatti, Trost morì e Speer, che ancora non aveva progettato un solo edificio, divenne il primo architetto del Führer. Una fenomenale ascesa al potere, straordinariamente veloce. La vita di Speer rispecchiò la storia del Faust. Il giovane ventottenne trovò il suo Mefisto, il diavolo a cui vendette l'anima e in cambio ottenne tutto ciò che aveva sempre desiderato. Und dann kann man natürlich Speer keinen Vorwurf machen, wenn ein junger Architekt große Pläne hat. Wer hat nicht in den jungen Jahren gewaltige Pläne und will die Welt verändern? Und da ist ein Mann von ungeheurer Macht, zu dem die Staatsmänner, das möchten wir hier feststellen, der ganzen Welt submissest pilgerten und ihm die Möglichkeit gab, sich hier völlig auszutoben und das Geld überhaupt keine Rolle spielte und er ihm alles konzedierte. Il primo importante incarico di Speer. Norimberga, 1934, la ricostruzione della piazza per le riunioni del partito. Il Führer disegnava alcuni schizzi e Speer, l'architetto, dava corpo alle sue idee. Speer si permetteva di contraddirlo solo quando quest'ultimo affermava che un edificio sarebbe dovuto essere lungo 100 metri. Secondo un testimone, Speer rettificava almeno 200, ma in Führer, appartamenti degli inquilini ebrei. Gli appartamenti interessati furono circa 1000. Casa dopo casa, la Gestapo e gli ufficiali di Speer rastrellarono tutta la città alla ricerca di appartamenti. Con metodologia tipicamente tedesca, compilarono elenchi contenenti tutti i nomi e tutti gli indirizzi degli inquilini ebrei e anche degli ariani a loro subentranti. Il 27 ottobre del 1941 la Gestapo arrivò al numero 53 di Bozovstrasse, dove in un piccolo appartamento vivevano i quattro membri della famiglia ebrea Krisch. Wir sind nach Hause gekommen, wir haben von nichts gewusst. Wir hatten sogar Besuch gehabt an dem Abend. Und ich wollte den Besuch abends, das war so gegen 10 oder 11 Uhr, nach Hause bringen. Also Treppe runter, kamen auf einmal zwei Männer, die uns sofort anhielten, fragten, wer wir sind. Und dann wurde uns klargemacht, wir sollen die Mädels verabschieden, die da waren, mein Bruder und ich, und wieder hoch in die Wohnung kommen. Und dort wurde uns eröffnet, dass wir einen Koffer packen dürfen mit dem Notwendigsten, was wir brauchen.